sei tu. Attendevo questo momento. Per favore, abbi pietà di me. Ce l'ho. Va ora. Che sia il tuo Dio a giudicarti. Requiescat in pace. Fiorentini, prestatemi orecchio. 22 anni fa mi trovavo dove sono ora, a guardar morire le persone che amavo, tradite da coloro che chiamavo amici. La sete di vendetta mi offuscò la mente e mi avrebbe consumato. Se non fosse stato per la saggezza di alcuni sconosciuti che mi insegnarono a controllare i miei istinti. Non mi diedero risposte, ma mi guidarono a trovarle dentro me stesso. Non vi serve nessuno che vi dica cosa fare. Né Savonarola, né i medici. Siamo liberi di seguire la nostra strada. Alcuni vorranno rubarvi questa libertà. E molti di voi ci rinuncerebbero volentieri. Ma è la facoltà di scegliere ciò che riteniamo giusto a renderci uomini. Non esistono libri né maestri che possano darvi risposte o mostrarvi la strada. Sceglietela voi. Non seguite me né nessun altro. Dove sono Claudia e mia madre? Eravamo tornate col denaro. Ci hanno seguite. Ebbene? Mia sorella sa come si impugna un coltello. E sono pronta a rifarlo, se serve. Parli come una vera uditore. Finalmente siete tornati in voi. Alla buon'ora, dico io. Volpe, come va a Roma? Molto bene, Ezio. L'esercito francese e quello del Papa sono allo sbando. È quasi l'ora, dunque. Raduna gli assassini e porta Claudia. Ora? Sì. La Asha e Waka Mutlak, bel Kulun Mumkin. La saggezza del nostro credo sta in queste parole. Agiamo nel buio per servire la luce. Siamo assassini. Claudia, noi dedichiamo la vita a proteggere la libertà degli uomini. Mario, nostro padre e nostro fratello, un tempo sedevano intorno a questo fuoco, contrastando le tenebre. Ora, offro a te lo stesso onore. Unisciti a noi. Io e te non la vediamo allo stesso modo su molte questioni. Niccolò! Ma sei proprio ciò di cui l'ordine aveva bisogno. Hai guidato l'attacco contro i Templari e ricostruito la confraternita. Ora dobbiamo dare a Ezio ciò che gli spetta. La guida dell'ordine degli assassini. Ezio Auditore da Firenze. A partire da ora sei il mentore. Custode dell'ordine e dei nostri segreti. Laddove altri seguono ciecamente la verità, tu ricorda. Nulla è reale. Laddove altri sono limitati dalla morale e dalle leggi, ricorda. Tutto è lecito. Un altro manufatto? No. Tu rimarrai qui. Ho visto abbastanza per una vita. Desmond? Sta parlando con me? Ho già udito il tuo nome una volta, Desmond. Molto tempo fa. E ora indugia nella mia mente come un'immagine di un vecchio sogno.
Non so bene dove tu sia, né in che modo tu riesca a udirmi. Ma so che mi stai ascoltando. Ho vissuto la mia vita come meglio ho potuto, senza conoscerne lo scopo, ma attratto come una falena da una luna distante. E qui, al fine, scopro una strana verità. Sono solo un tramite per un messaggio che elude la mia comprensione. Chi siamo noi, benedetti a tal punto da condividere le nostre storie così, da parlarci attraverso i secoli? Forse risponderai a tutte le mie domande. Forse sarai colui che alla fine darà un qualche valore a tutta questa sofferenza. Adesso, ascolta.